Quando parliamo di pillola del giorno dopo, parliamo in realtà di farmaci che vengono utilizzati come metodo di contraccezione post-coitale, quindi dopo un rapporto sessuale considerato a rischio di gravidanze indesiderate. Esistono due categorie di farmaci che vengono utilizzati a questo scopo, che vengono utilizzati quindi come pillola del giorno dopo. Uno è levonorgestrel, un ormone, un progestinico, l'altro è l'ulipristal acetato, che è un modulatore selettivo del recettore del progesterone. Il levonorgestrel ha una efficacia, se assunto entro 72 ore dal rapporto sessuale a rischio, quindi entro i primi 3 giorni, mentre l'ulipristal acetato è efficace se assunto entro 120 ore dal rapporto sessuale a rischio, quindi entro i 5 giorni dal rapporto sessuale. L'efficacia di questi farmaci è alta, ovviamente tanto più alta quanto prima vengono assunti dal momento del rapporto sessuale a rischio di una gravidanza indesiderata, quindi raggiunge anche il 90-95% se il farmaco viene assunto entro le 12-24 ore, poi l'efficacia ovviamente decresce con il trascorrere del tempo. Il meccanismo d'azione di questi farmaci, della pillola del giorno dopo, è quello di ritardare o bloccare l'ovulazione in modo da evitare l'instaurarsi di una gravidanza. La pillola del giorno dopo è da qualche tempo in Italia un farmaco che può essere acquistato liberamente in farmacia senza necessità di una prescrizione medica. Ovvio che quando parliamo di pillola del giorno dopo noi non parliamo di un farmaco invece diverso, quindi di un'altra categoria farmacologica che viene utilizzata nel trattamento medico dell'interruzione volontaria di gravidanza, quindi qualora una donna a gravidanza avviata desiderasse per qualsiasi ragione interromperla entro un tempo determinato dalla legge. La pillola del giorno dopo, sia l'ulipristal acetato sia il levonorgestrel, agiscono quindi come prevenzione delle gravidanze indesiderate. Entrambi i composti farmacologici non hanno alcuna utilità nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Quando si assume la pillola del giorno dopo, può capitare che nelle settimane successive si abbia una irregolarità del ciclo. Questo non deve spaventare, ovviamente è sempre bene eseguire a distanza di qualche settimana dal momento dell'assunzione un test di gravidanza.